trovo in un parco e nei prossimi episodi vorrei parlarvi di delle cose che mi hanno colpito qui in Russia, che mi hanno fatto riflettere, alcune stranezze e curiosità, e ne approfitto per dirvi che se avete voi delle curiosità, qualcosa che vorreste sapere che riguarda la Russia, fatemi sapere nei commenti, scrivetemi pure per email, farò del mio meglio per rispondervi. Adesso vi mostro se si vede questo uccello floreale che si trova in mezzo al parco. E sì, c'è qualche altro documento che forse non vale la pena mostrarlo, non è tanto, è arte moderna. E niente, una delle cose, vi dico subito, che mi ha colpito è il fatto che in questi parchi a volte si vede che tagliano l'erba con trattore o comunque con macchine tagliaerba abbastanza grandi, adatti per tagliare l'erba su queste superfici così vaste. Altre volte invece capita di vedere che tagliano l'erba con il filo, non so come si chiami, quella macchina che si porta sì sul braccio, quel bastone lungo che ha il filo sotto che taglia l'erba, oppure addirittura con la falce a mano. E si vedono gli impiegati del comune che tagliano l'erba così. Mi è sembrato un po' uno spreco, diciamo, uno spreco umano forse, perché tagliare l'erba in maniera così inefficiente quando ci sono le macchine che tagliano molto più velocemente. Adesso non so il rapporto, ma immagino che un trattore grande che taglia l'erba fa il lavoro di 4-5 persone che tagliano l'erba manualmente col falcino, forse anche di più, e il risultato probabilmente è anche migliore, almeno sugli spazi larghi. Vabbè, intanto pensate a voi cosa, vorrei che voi pensaste a cosa vi suggerisce questo fatto, il fatto che ci siano persone impiegate del comune che fanno lavori in maniera così apparentemente inefficiente. E dopo nel prossimo vi dico cosa ho pensato io, vi faccio altri esempi, perché qui di lavori cosiddetti inutili, mi viene da chiamarli così, ce ne sono parecchi. Vi saluto, buona giornata, ciao ciao.